Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Mentre il governo si affanna e lavora alacremente per cancellare, svuotare, distruggere i decreti sicurezza di Matteo Salvini, quei decreti che avevano portato a una riduzione generalizzata del 75% degli sbarchi, è una riduzione del 75% anche della spesa dell'Italia per mantenere i clandestini in arrivo in Italia. Prima di Salvini si spendevano 2 miliardi all'anno per l'accoglienza. Con Salvini, in quei mesi in cui lui è stato al Ministero dell'Interno, l'Italia ha risparmiato 1,5 miliardi. Ha speso 500 milioni per quel 25% arrivato e quel 75% che non è mai arrivato, risparmati 1,5 miliardi. Quindi i decreti sicurezza di Matteo Salvini hanno avuto diversi benefici, dal non dare fiducia in Africa alle partenze, che sono diminuite di tutti i tipi, dalle ONG agli arrivi in autonomia. Diminuzione del 75% degli arrivi, riduzione dei soldi pagati per mantenere queste persone, in più di conseguenza meno partenze, meno arrivi e meno morti nel mare. Quindi un successo assolutamente enorme, dato dal fatto che quasi tutti, quasi, hanno capito che la gran parte di questi che arrivano non stanno scappando dai lager libici o dalla guerra in Libia, ma semplicemente partono dalla Libia e dalla Tunisia perché sono i punti più vicini all'Italia. Naturalmente tra questi che arrivano c'è anche chi scappa dalla guerra, c'è anche chi scappa dai lager libici, ma è una piccola percentuale. Si è visto adesso gli arrivi per il 50% sono dalla Tunisia, proprio per il fatto, come dice un deputato, un parlamentare tunisino che è intervistato in Italia perché era venuto e ha cercato di vedere l'hotspot di Lampedusa, ma gli è stato impedito, e dice: "Beh, voi con la regolarizzazione dei clandestini voluta dalla Bellanova, qui i criminali hanno diffuso la notizia che si poteva andare in Italia perché c'era permesso di soggiorno e documenti, e quindi stanno partendo anche la classe media che sta pagando anche 10.000 euro per fare questo viaggio della speranza, perché con la malattia, con il Covid, si sono trovati molti ad aver perso il lavoro, quindi la classe media si è ritrovata in povertà e ha deciso di provare, di tentare la fortuna in Europa, proprio dato dal fatto, dice questo deputato tunisino, che l'Italia non ha saputo spiegare che quella sanatoria era solo per alcuni lavori e i criminali qua hanno invece sparso la voce. E così arrivano adesso per raccogliere i migranti già stanziati 325 milioni di euro, soldi a pioggia per gli 800 comuni della rete, ma solo 4 su 10 hanno realmente diritto all'asilo. Realmente non è neanche quella la verità, diciamo che si presume che abbiano diritto all'asilo. Quindi altro che discontinuità gestionale nell'amministrazione dell'immigrazione, è un ritorno al passato, quindi non un ritorno al futuro, ma un ritorno al passato, passato però remoto, quando il termine richiedente asilo rifugiato era considerata la stessa cosa, quando c'era la protezione umanitaria e il buonismo imperante la faceva ipocritamente da padrone. E quindi diciamo che 375 milioni di euro, per l'esattezza 375 milioni 445.844,01 per l'esattezza, per garantire l'accoglienza negli SPAR da gennaio prossimo fino a dicembre del 2023. A luglio scorso era già stato coperto ampiamente il semestre corrente fino alla fine dell'anno con altrettanti 170 milioni di euro. Soldi a pioggia, erogati proporzionalmente a tutti gli 800 comuni della rete dell'accoglienza, rigorosamente come prevede il cosiddetto modello RIACE di popolare memoria. Ma diciamo che solo una piccola parte, una minore
Una minoranza realmente è un richiedente asilo e possiede i requisiti per ottenere la protezione internazionale. Il resto riceve un sonoro diniego. Ma così, questi soldi dove andranno? Daranno libero sfogo al desiderio di ospitalità di ONLUS, ONG, e quindi ci sarà una pioggia di soldi che arriveranno nelle mani di tutte le varie cooperative. Vi ricordate anche gli scandali in passato? Davano da mangiare delle cose, degli scarti, cose immangiabili, davano proprio a questi poveri immigrati. Quindi alcune ONLUS, alcune cooperative prendevano i soldi e poi, per guadagnarci sempre di più, davano da mangiare delle cose che neanche si dà da mangiare ai maiali, né? Ecco, questo è quello che facevano alcune. Però dove ci sono i soldi, sempre c'è qualcuno che ci lucra, qualcuno che truffa, qualcuno disonesto, sempre. Dovunque c'è da mangiare, dove c'è la mangiatoia dei soldi, arrivano anche i disonesti. Naturalmente poi il disonesto discredita tutto il resto, un po' come avete visto in questi giorni, no? Il parlamentare che chiede il bonus discredita tutto il partito, e il comune sempliciotto, no? L'italiano sempliciotto. Io ho visto ieri un video, dico, voi sapete che io i commenti non li guardo, poi non ho tempo né voglia, perché poi la maggior parte sono anche insulti. Quindi ogni tanto mi casca l'occhio e vedevo una litigata tra due signore: tu non hai capito che quello che è del 5 Stelle che ha preso il bonus in realtà era andato al gruppo misto, quindi non era più un 5. Tutta una scenetta di livello molto basso, perché cosa importa che l'ha preso e poi è andato via, che poi è tornato? Ma cosa c'entra? Ma che c'entra? Ma che c'entra? Lì sono mele marce, che ci sono nel partito, che ci sono in tutti i partiti, vengono scoperte e vengono allontanate. Ma la guerra, la piccola guerra, nella Lega sono due, nel Movimento è uno? No, non è neanche uno perché se n'è andato. Guarda, il PD non ha nessuno. Il livello è bassissimo, è bassissimo. Le mele marce possono capitare ovunque. Quindi mettersi lì io, tu, uno, due, è di livello bassissimo, bassissimo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, iscrizione gratuita. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti quanti.